Sistina. Dunque. Adattamento per il Teatro Sistina, per il teatro. Avendo scritto il film, ho scritto la commedia adattandolo un pochino, facendo delle canzoni, e abbiamo soprattutto, insieme a Massimiliano Franco, il nostro produttore, pensato di lanciare due nuovissimi Pomade e Mandrache. Questi saranno due attori fantastici, però abbiamo mantenuto due cose fondamentali. Uno, le musiche del maestro Frizzi, che avete sentito, che sono meravigliose, che imparate. Grazie. Poi ti racconterò una piccola, se vuoi. E poi c'era un personaggio che io ho amato tantissimo, perché l'ho conosciuto e gli ho voluto bene, che era Mario Carotenuto. E Mario Carotenuto, che faceva l'avvocato Marcus nel film, nessuno poteva farlo meglio di questo già proprietario del Sistina, che è Maurizio Macchioli. Un film straordinario, per un romano credo che Febbre da cavallo sia un cult assoluto, come film di Sordi, di Fabrizio, eccetera, eccetera. Devo ricordare che questi temi, queste musiche, le ho scritte all'epoca con il mio trio Pixio, Frizzi, Tembra, io lo ringrazio, e che oggi, insomma, ci porteremo dietro quel tema, oltre ad inventare, credo, molte belle canzoni che faremo cantare anche a questo signore qua. Grazie. Febbre da cavallo, Sistina, Maurizio Macchioli, Mazzina e Fabio Frizzi. Ciao. Grazie a Massimiliano Carlo.